E bello a tutti ragazzi e ragazze, e bentornati in questo nuovo video, sono sempre il vostro amico Grande Marca. E oggi siamo di nuovo su Pokémon Rubino Omega, come ogni lunedì e giovedì. Benvenuti in questo primo video del giorno, sempre qui a Resort Lotta, nella Villa Lotta, per qualche lotta. E vai così, partiamo con la subitissimamente partiamo con la lotta numero 5, che ci avevamo fermati appunto alla lotta numero 4, e continuiamo bene via le lotte in singolo, sempre lotte in singolo, e partiamo. E lei mi fa benvenuto e noi ci diciamo arrivederci, perché oggi vinceremo. E mi sono dimenticato di mettere Solgaleo e Lunala, quindi li metterò. Perfetto, Frilisce, Acqua, Fendi, Foglia, Stab, super efficace, ciao ciao. Infatti noi diciamo al primo Pokémon arrivederci, per dirlo anche al secondo, terzo e quarto. Manda Fletchinder. Qua sarà un problema perché è di tipo fuoco normale e non so se... tipo fuoco volante normale, sì. Eccola la fuoco carica, che fa male, super efficace. La velocità aumenta pure. No, è nitro carica, scusate, non è fuoco carica. Io farei un altro Dragartigli. Aerosalto. Questo potrebbe farci tentennare ed è super efficace pure aerosalto. Cacchiarola. E vabbè, allora mandiamo Latios. E andiamo di un bel... ma sì, Psycho Shock. Retromarcia potrebbe fare un po' male, e infatti fa un po' male. 82 di vita Latios, ritorna indietro, però vabbè. Machop, perfetto, Psycho Shock super efficace, ottimo così. Ottimo, Psycho Shock su Machop è super efficace, quindi va benissimo. Bacca papaya non resiste, puzzo la vacca. Un altro Psycho Shock dovrebbe, ovviamente, sì, mandarlo KO. Passiamo al prossimo, che è sempre ovviamente Fletchinder. Ritorna in campo e noi faremo un palla ombra. Perché sì, palla ombra, voglio vedere come usare, cosa gli fa. Lo mandiamo KO Fletchinder, va benissimo. Ok, perfetto. Torna a trovarci, non sono mai venuto da te, infatti ti ho detto arrivederci, ti ho detto, quindi ciao ciao. Salutiamo con le mani. Elia riceve un PL. Curati Pokémon. Lotta numero 6. Continua. Cerchiamo di arrivare almeno alla lotta numero 7. Bando le ciance, voglio mangiare. Datemi da mangiare. Yeah. Oh yeah. Boom, boom. Non basta. Che coincidenza. Abbiamo sfidato una cameriera. Adesso un Grosson. Cioè un cameriere. Icaro. Pyward. Come cacchio si chiama? Pawniard. Ecco, Pawniard. Dragartigli. Vediamo cosa gli fa. Finta. Mi leva 54. Mamma mia. Allora, Dragartigli non fa male. Un tipo acciaio buio lui. Latios con, credo, Psycho Shock o palla ombra dovrebbe mandarlo KO, si spera. Mi fa ferro scudo, che non serve a un niente, però la difesa gli aumenta, però vabbè. Palla ombra, vediamo quanto gli fa. Speriamo un bel po', e infatti gli fa un bel po'. Ferro scudo di nuovo, si aumenta di nuovo la difesa per reggere il colpo, va benissimo. Vediamo se Psycho Shock gli fa un po' di dolore, speriamo di sì. Non ha effetto, perfetto. Finta, cacchio, fa male, 64. Palla ombra, dovremmo dirgli ciao ciao a Pawniard. Perfetto così. Ondur.
Bel Pokémon, Houndour, bel Pokémon. Palla ombra. Palla ombra, dovremmo dirgli, si spera. Ciao ciao, invece sì, no. Cacchio, gli ho tolto. Cacchio, morso fa male. Morso, fatto male, ha fatto pure brutto colpo. Porca vacchetta. E vabbè, allora noi mandiamo Sceptile, voglio vedere quanto fa male Dragartiglia lui. Perché Pawniard è sia di tipo drago, sì, sia di tipo acciaio che buio. Quindi magari l'acciaio ha resistito. Gli fa male perché è un tipo buio fuoco. Cacchio, non ci avevo pensato che mi poteva far male. Non ci avevo pensato, però vabbè. Machop, sostituiamo, mettiamo Latios che Gengar va benissimo. Mandiamo Gengar, che è di tipo lotta. È normale, non ha un effetto su Gengar perché è di tipo spettro. E le mosse di tipo normale e lotta sono molto fisiche. Cioè, alcune sono normali e alcune fisiche, cioè in generale sì, vabbè. Abbiamo capito. Psichico, super efficace. Super efficace, ma con la bacca papaya resiste. Appunto, vengono diminuiti la bacca papaya. Visutruce, bacca papaya. Mi diminuisce la velocità, ma non è un problema. Visutruce invece sì, era un problema, però vabbè. E mi diminuisce ancora la velocità, quindi Gengar è diventato un lentone. Psichico lo manda KO al nostro carissimo amico Machop. E avrei voluto mangiare fino a scoppiare. E invece te la pigli in quel posto. E vai, zè, così. Ok. Abbiamo ricevuto un altro PL.lotta. Numero 7 sarà la squadra, sarà la lotta. Ma io mi fermerei qui. Perché sennò, uno, il telefono mi si esplode. Due, per sicurezza in generale. E boh. Intanto mi scrocchio le ditina. Quindi facciamo sospendi le lotte. E quindi vuoi fare una pausa? Certo che sì. Quindi ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate, condividete e iscrivetevi che ho fatto. Noi ci vediamo tra poco e domani con un nuovo video. Pica pica. A tutti. Parapapapapa.